brotte cose, cosa? Poi mi hai chiamato anche stamattina. Cioè, questo è un brutto segno, non fidarsi, non lo capitano, però hai fatto bene, perché queste cose non è che siano perché. E sono un piacere rincontrarvi, anche se molti di voi all'inizio non mi ricordavo chi fosse, non mi ricordavo i cognomi difficilmente me li ricordo, perché io con voi utilizzavo un solo aggettivo. Qual è? Per chi non la conosce? Non si può dire. Ci sono delle signore perché. È stato un piacere rincontrarvi, è stato un piacere vedere che siete ancora uniti, come diceva la grande Gambardella. L'importante, quello che è importante in un corso C è lo spirito che si riesce a creare, non è tanto l'esperienza dei 5 mesi, non è tanto l'esperienza che poi uno svolge da ufficiale per essere parte. È lo spirito, perché lo spirito rappresenta l'anima. L'anima è quella sulla quale è più difficile incidere, i ragazzi. Se c'è spirito di corpo vuol dire che anche se tuo spirito riuscito a fare un buon lavoro, adesso a prescindere dai momenti. Alla fine dovevamo andare a chiudere là. Questa la mettiamo su YouTube. È che manca studiare, però. A prescindere dai momenti di tensione per voi, io ovviamente li vivevo da un altro punto di vista. Io sapevo che alcune volte forzavo la mano, però a mio modo di vedere il comando è anche questo, cioè far vivere le persone in una situazione di tensione. La tensione crea spirito del gruppo, la tensione crea unione, la tensione insegna, fa maturare. Il filtro che ho avuto dai reparti, dai militari, dai colleghi, sono stati quasi tutti estremamente positivi, a parte qualcuno che ha fatto scrollare e fa la ritiro. Però questo è normale, il che significa che è stato fatto un bel lavoro, ma il bel lavoro si può fare solamente se c'è un buon materiale. Ovviamente comandare un corso al C significa comandare gente che è il meglio della società, quindi è molto facile lavorare quando hai delle persone che vengono intanto a fare i professionisti, sono dei volontari, hanno studiato, quindi hanno anche un ottimo livello culturale, quindi è stato facilissimo proprio per questo. Mi avete agevolato perché eravate dei grandi esseri umani, dei grandi uomini. Io ho cercato di fargli diventare dei bravi. Già bravi. I bravi militari non so se ci sono riusciti, sicuramente siete dei grandi uomini, e quello che vedo che Gambardella mi fa onore e vi fa onore. Grande spirito di corpo, speriamo di rincontrarci anche prossimamente, e in bocca al lupo anche per le vostre attività. Anche te, bravo.